L'opera di cui il commissario del distretto andava più fiero era il grande tronco di ferrovia per Nairobi, che aveva reso accessibili i sentieri della giungla. È un bel modo di viaggiare, signori. Accidenti, caro Mars, che cos'è quello? Sembra una scimmia un po' particolare. Non sembra abbastanza intelligente per una scimmia. È George della giungla. Che succede, George? Partono le rotaie, commissario, partono le rotaie! Sì, George, sono le rotaie portanti che rendono il viaggio così. Cos'è accaduto? George l'ha detto, qualcuno ha portato le rotaie via. Era proprio così, qualche malfattore si era portato via 25 miglia di strada ferrata lasciando solo un sentiero nudo attraverso la giungla. Abbiamo perduto la ferrovia. Che ti succede, George? Partono le rotaie, George gioca con le parole. Ti prego, George, c'è un solo uomo in tutta l'Africa la cui mente malvagia può concepire un crimine così efferato. Ladislao Prosneci. Ladislao Prosneci? È il primo nome che mi è venuto in mente. No, intendevo lo scienziato pazzo locale. Forse quel vecchio dentista dell'Illinois che si è dedicato al crimine. Ah, esatto, il dottor Chicago. Sono proprio io, il dottor Chicago. Così mi stanno cercando, eh? Bene, sono pronto a riceverli. Prima dobbiamo scoprire come ha fatto a rubare i binari della ferrovia. Partono i binari. Ora basta, George. Sono sicuro che cercherà di rubare anche gli altri. Il commissario ha ragione. Ne parte uno proprio ora. George, quel binario si sta rubando da solo. Partono i binari, partono i binari. George, acchiappa quel pezzo che si muove ora. George obbedì e fece una curiosa scoperta. Il binario era trasportato da un'enorme formica africana. Stai indietro! Mi ha messo a terra. Ehi, perché non te la fai soltanto con quelli come te, eh? Segui quella formica, non troppo vicino. Il fantastico allenamento di George gli permise di seguire la formica attraverso la folta boscaglia fino ad un vasto spiazzo aperto. George, guarda, quelle super formiche stanno usando le rotaie per costruire una fortezza imprendibile. Sì, una fortezza, da dove io, dottor Chicago, dominerò il mondo. Vieni, George, dobbiamo andare fino in fondo e al più presto. Il commissario ha ragione, siamo arrivati in fondo in un attimo. Presto, George, cerchiamo aiuto prima che ci facciano fuori. Formiche nemiche ci hanno messo qui. George chiama formiche amiche per uscire. Buona idea. Quasi contemporaneamente si vede un movimento nella boscaglia e due formiche ne escono. Calda, cavietta! Coro! Ma che bel cappellino! Fortunatamente George aveva chiamato il tipo di formiche sbagliato. E ora che non potete andare in giro a vedere ciò che succede, vi rivelerò il mio piano segreto. Sapevo che l'avrebbe fatto. Questa bottiglia contiene una formula di mia esclusiva invenzione. Essenza concentrata di elefante. Essenza concentrata di elefante? Ad ogni creatura la forza di 100 potenti fatti d'armi. Guardate! Il dottor Chicago fece bere una piccola goccia di estratto a un uccellino. Adesso sono veramente pronto! Formiche che possono abbattere marine, scarafaggi che si impadroniscono di un carro armato, zanzare che polverizzano un aereo! E a capo del mondo intero quel vecchio reuccio io! Cosa ci trovi di tanto buffo? Rotaie che partono! E ora darò un po' di essenza di elefante a questo mille piedi e assisterò alla vostra morte! George, dobbiamo fare qualcosa! Subito, va bene così per cominciare? Perfetto, George, adesso prendi il dottore. Troppo tardi, il farabutto se l'era svignata su per il tetto dove un elicottero lo stava aspettando. Sono rimaste delle gocce di essenza di elefante, bevile, George. Ma come faremo a uscire di qui? Da questa parte. Ma non c'è porta. Eccola. Pochi minuti dopo i nostri amici erano all'aperto. Addio, signori! Riprenderò il mio piano! In un'altra zona! Come possiamo fermarlo? Usa la testa, George! Va bene! Ben fatto, George! La fortezza è distrutta! E anch'io! Adesso passiamo alla ferrovia! Con questi binari! Ormai sono inservibili! Ma Super George non poteva accettare la parola no, usando quei binari tutti contorti costruì da solo quella che oggi è una delle più note attrazioni turistiche di tutta l'Africa, il tronco ferroviario per Nairobi. Ma questa ferrovia non va da nessuna parte. Lo so, ma è così divertente salire qui sopra. Allora l'essenza d'elefante è servita a fare una cosa buona per tutti. Sì, e ora George ha fame. Cosa preferisci, caro? Bistecca di bufalo o cotoletta di antilope? Non avresti delle noccioline?